Buonasera da Roberto, ti mando questo piccolo audio a testimonianza di come le preghiere fatte sia in presenza che online arrivino se fatte con fede o comunque se fatte con sotto ispirazione dello Spirito Santo. Ho sentito oggi l'omelia del primo venerdì del mese e come sai, agosto non è stato, luglio e agosto non sono stati dei mesi molto semplici da affrontare e come dici sempre tu, la liberazione avviene anche quando si liberano i pensieri, quando si guarisce dai ricordi. Questi 2 mesi ho fatto questo viaggio dentro questi ricordi di 6 anni di malattia, di male, di turbamenti per il male ricevuto e anche di male proprio fisico, il corpo ricordava tutto e si comportava ancora da malato. Nonostante le continue confessioni, le continue preghiere, abbiamo perseverato con molta difficoltà e qualche lamentela nei confronti del piano anche di sopra, dicendo di affrettare i tempi di guarigione completa. Qualche settimana fa ho fatto una confessione con un confessore nuovo, che diciamo non era il solito, e lui appunto ha detto come la liberazione dello spirito deve essere assecondata, poi deve essere seguita dalla la liberazione della testa, dalla guarigione delle ferite del cuore e infine il corpo poi guarisce, quindi accogliere i momenti di prova anche se senza sensi di colpa, anche se difficili, perché tante volte uno si scoraggia, ma come mai ancora non va, dove sbaglio, perché ci metto così tanto a guarire, perché non passano, perché sono sempre provata sulle stesse cose, no? Provo a chiudere le porte in tutti i modi, con le confessioni, con le rinunce, con gli atti di fede, ma poi si riaprono e così via. Questo mese poi ho fatto un'esperienza molto forte sul passato e ho perso mio papà quando ero molto piccola, avevo 5 anni i ricordi erano guariti. E il Signore aveva guarito il lutto, aveva guarito anche i traumi, perché la morte di papà l'ho vissuta insomma in diretta davanti a me, è morto, quindi sono dei traumi che poi riaffiorano sulla morte improvvisa, quindi sono anche sulla paura delle malattie. E ho affrontato anche il percorso psicologico, perché comunque il Signore ci dà anche come strumento i medici per affrontare determinate tematiche così traumatiche come può essere la morte di un genitore davanti ai propri occhi improvvisamente. Però c'era qualcosa che continuava a non andare e avevo sempre continui sbandamenti, ma la testa vuota, e poi come mi spostavo, non so, vedevo un sasso, sentivo un rumore di una testa che si spaccava a terra. E scendevo le scale, vedevo l'immagine di qualcuno che cadeva improvvisamente e si rompeva la testa. E ho detto, boh, siccome ricordavo la catechesi, quella tua sulle morti, ho detto, ma chi è morto così improvvisamente e che si è fatto male alla testa? E non mi veniva in mente nessuno. E avevo rimosso il fatto che mio papà si è morto di infarto, ma siccome questo infarto gli è avvenuto improvvisamente, lui ha battuto la testa violentemente sulla porta e poi è caduto e ha battuto la testa violentemente a terra. E quel rumore di testa mi rimbombava, ma non, in maniera inconscia, non lo sapevo. Quindi, quando mi è venuta in mente questa cosa, grazie allo Spirito Santo, un giorno mentre vedevo questo sasso, ho sentito questo rumore e mi ha fatto ricordare appunto come era morto papà. E ho iniziato a fargli ridire delle messe e pregare per lui e chiedere anche a lui l'intercessione.
Scorsa settimana, in una notte mentre mi sono addormentata che pregavo, ho avuto questo sogno in cui per la prima volta dopo 33 anni dalla morte di papà, l'ho visto, l'ho sognato e l'ho potuto toccare. Mi ha parlato e il Signore, mi ha permesso, diciamo, ha fatto questo regalo di poterlo abbracciare forte, tanto che nel sogno dicevo papà. Dico io ti abbraccio e sono alta, quindi vuol dire che tu adesso sei qui con me. E lui mi ha detto questa sera io mi sposo. E l'ho abbracciato, l'ho baciato, ho risentito il profumo del suo viso, anche la morbidezza del suo viso. E mi sono messa a piangere, mi sono svegliata piangendo dalla commozione, ringraziando Dio per questo regalo. Ho sentito come se un cerchio proprio si è chiuso in quel momento. E che il Signore aveva tirato fuori questo ricordo traumatico dentro di me per liberarmi da questo senso di paura della morte improvvisa derivante da questo trauma. Però il Signore non aveva finito e sono passati gli sbandamenti, diciamo, sono venute altre cose fuori, ma sempre scorie, dico io, scorie, tossine. E questa settimana ho continuato a pregare, ho percepito come il Signore volesse fare questo viaggio nel passato per guarirmi tutti i ricordi delle persone che mi hanno fatto male, ma anche i ricordi in cui io non mi sono più vista bene, quindi malata, ammalata, a casa, a letto, con malattie varie, per non entrare nello specifico, ma che tu sai. E ha tirato fuori e mi ha dato questa spinta di iniziare questa nuova vita senza più paura, accettando questo momento, perché questo momento sarebbe finito. Ieri ho fatto un atto di fede e diciamo delle azioni le faccio continuamente, ma ieri ho fatto per me un grande atto di fede dopo tanti anni. E poi sono andata ad una messa per la ricorrenza di una persona cara che era morta da 25 anni, che stanno per fare beato. E ho chiesto proprio, e ieri era anche il compleanno di mio papà, avrebbe fatto 81 anni, e ho chiesto proprio al Signore di darmi questa grazia tramite Venerabile Giampaolo Mollo e tramite anche il fatto che mio papà adesso sta a cospetto di Dio, di iniziare questa nuova vita. E quindi sono andata a questa messa da sola e vabbè, è stata una messa stupenda. E oggi, diciamo, non sono stata benissimo, ho avuto problemi alla testa, alla schiena, forti dolori, collo bloccato, cervicale, dolori alle spalle. E poi è arrivata la preghiera che hai mandato tu ieri. E l'ho fatta la prima volta, ma te devo dire, non ero tanto concentrata. Ero un po' più nervosa perché ero nervosa che ieri ero stata bene, oggi no. Poi sono stata peggio e l'ho fatta un po' meglio e mi sono venuti tipo dei forti dolori al collo e un calore alla cervicale. Però non l'ho finita tutta. L'ho fatta la terza volta. E parlava proprio di questa cosa, cioè di che il corpo si allinea allo spirito, alla mente, al cuore, e solo quando si allinea la persona è guarita. E poi hai fatto tutta la preghiera sulla chiusura delle porte dei centri nervosi che ricordano che tramite i nostri comportamenti, perché stando male per tanto tempo, i centri nervosi subiscono questa malattia. E quindi l'ho fatta con tutta la fede, ma iniziava a girare la testa proprio forte e ho sentito il collo e la schiena che si i muscoli si rilassavano. E poi, finendo la preghiera, hai detto: sento che qualcuno è stato guarito dalla schiena. E ecco qua la testimonianza. E questo per dire che diciamo, ognuno ha i suoi punti deboli, ognuno ha le sue porte aperte, ma alcune volte. Io in questo tempo ho sempre pensato che alcune, nel mio caso il fisico, le malattie,
rimanessero per una mancanza mia di fede, rimanessero perché non so tanto brava a farmi queste preghiere, non so tanto brava a fidarmi di Dio. E invece in alcuni casi rimangono perché il Signore vuole guarire ancora più a fondo. Non si accontenta di guarire la superficie, ma si accontenta solo quando guarisce la radice. Come diceva Evagrio, che era un monaco che si occupava anche di esorcismi, diceva ai demoni, non ci possiamo accontentare di cacciarli una volta sola, di cacciare il sintomo, ma ci dobbiamo accontentare quando li abbiamo estirpati alla radice. E oggi la preghiera che hai fatto tu è stata molto ispirata, come tutte, ma proprio di chiusura per sigillare proprio tutte le fortezze aperte, sigillarle nel sangue di Gesù. E lodi a Dio e ti mando questo passo a conferma del Signore che ha vinto. Salve Don Roberto, sono Celeste. Volevo ecco, fare una testimonianza. Ho passato un'estate con dolori alla colonna, che mi raggiungevano anche le gambe. Ho pregato tantissimo il Signore affinché mi liberasse. Perché non riuscivo quasi più a camminare, avevo dolori dappertutto, le gambe. Sicuramente la motivazione ero perché comunque avevo fatto dei massaggi particolari che però avevo confessato. Devo dire, ho aspettato qualche giorno per vedere come andava e vedo che più passano i giorni e più mi sento libera da quei dolori e quindi volevo ringraziare il Signore proprio attraverso questa testimonianza e dire ecco, grazie perché mi ha liberato da questi dolori alla colonna e alle gambe. E grazie di cuore a Gesù e alla Vergine Maria, che sento che mi è molto vicino. Ti ringrazio anche per tutto quello che fai per noi e che Dio ti benedica. Salve Don Roberto, volevo portare anch'io la mia testimonianza. Da quando l'ho incontrata per la prima volta il 6 maggio al ritiro spirituale del Sursum Corda a Colle Valenza, la mia vita è totalmente cambiata. Ho seguito da quel giorno tutte le sue preghiere di liberazione e guarigione, sia in presenza che online. E ho partecipato a Roma, sono venuta a Roma più volte. E sia al policlinico, mentre faceva la messa e la preghiera di liberazione e di guarigione, poi ho partecipato agli incontri del venerdì dei Serafini di Dio, ho seguito tutte le sue catechesi su Radio Mater e il 17 giugno sono stata anche al ritiro sempre a Roma, quello entro come un vaso rovinato e esco come un vaso nuovo. Ecco, io ho provato veramente, grazie alla fede, alla devozione, alla perseveranza, una gioia piena. E dal 6 maggio ho sciolto molti nodi e salvato mia figlia, proprio quando si dice donna, la tua fede ti ha salvata. Mia figlia è stata vittima di un plagio, di una manipolazione mentale, di una violenza psicologica, è stata completamente rapita, è stata vittima di un incantesimo, di un maleficio, di una violenza psicologica molto molto forte. E addirittura non viveva più, non studiava più, non usciva più, non guidava più, non faceva più vita sociale, non aveva più amicizie.
si era trascurata anche proprio fisicamente nel corpo e nell'anima, e tutto questo a causa di un ragazzo che l'ha lavorata per 6 anni e della sua famiglia. Addirittura ad aprile ha avuto pensieri di suicidio, una cosa fortissima che io da madre credo di aver vissuto umilmente una tappa della Via Crucis, e ho vissuto proprio quando Maria guardava Gesù negli occhi mentre portava la croce verso il Calvario. Grazie a tanta preghiera, grazie alla sua conoscenza che mi ha fatto da tramite e mi ha aiutato tantissimo, perché durante le preghiere di guarigione e di liberazione mi si libera proprio, lo Spirito Santo mi si manifesta attraverso un'elettricità celeste e io provo tanto tremore, pianto. E una forza potentissima, io con tutte queste preghiere e la sua, diciamo, presenza, perché Don Roberto, io ringrazio tanto Gesù, ma Gesù mi è arrivato grazie a lei tantissimo. Io sono riuscita a salvare mia figlia, a liberarla, a guarirla dal male. Sofia si è liberata completamente, adesso guida, studia, esce, ha tanti amici, fa vita sociale, non è, diciamo, si è ripresa anche a livello fisico, quindi ci tiene di più, e soprattutto è andata a Roma, ha dato 2 esami, è stata sempre una figlia tanto studiosa, è uscita alle superiori con 100. È andata a dare 2 esami, uno l'ha dato il 12 luglio, ha preso 30 e lode, un altro il 14 luglio e ha preso 26. L'11 luglio Sofia ha festeggiato 22 anni e io è come se l'avessi ripartorita, è rinata a nuova vita. Grazie Gesù, grazie Don Roberto, che Dio la benedica sempre. Buongiorno Don Roberto, volevo rilasciarle questa mia testimonianza a lei perché se, non so se si ricorda, ma una quindicina di giorni fa io non le ho scrissi chiedendogli delle preghiere perché non riuscivo a muovere le gambe. La mattina mi alzavo ma non riuscivo a camminare assolutamente. Le chiesi di pregare su di me per questa cosa. E le devo dire che anch'io ho pregato appunto perché il Signore mi desse la forza di poter ricamminare e le dico che nell'arco di poche ore le mie gambe si sono sbloccate e sono riuscita anche a partire, adesso attualmente mi trovo in Puglia e a fare una vita normale. Quindi ringrazio il nostro Signore perché ci ha ascoltato come Lui fa sempre, anche se noi a volte non ce ne rendiamo conto e pensiamo che non ci ascolti, invece Lui ci ascolta e ringrazio tantissimo lei. Grazie, grazie di cuore, Don Roberto. Che Dio la benedica. Buonasera Don Liani, io sono Emanuela. Ci siamo sentiti sempre per messaggio qualche mese fa. La mia amica l'altro giorno mi ha mandato una preghiera sua di guarigione. Ero circa 10 giorni che stavo malissimo, all'intestino, in tutto l'addome, avevo dei dolori molto, molto violenti diciamo che sarei stata quasi da pronto soccorso. Ho preso solo dei fermentilatici che non mi avevano fatto niente, tra l'altro. Quindi stavo malissimo. Poi ho sentito la sua preghiera e mi sono passati alla fine della preghiera. Io non avevo più quei bruttissimi dolori.
Ci eravamo sentiti forse perché gli avevo chiesto preghiere per una mia sorella malata di SLA. E niente, volevo in primis dire lode a Dio, grazie al Signore e grazie al Signore per il dono, per il suo dono e grazie per le sue preghiere che non lo so se me le vuole girare anche a me, poi io le ascolto. Io mi chiamo Emanuela, se mi vuole memorizzare, la ringrazio e che Dio la benedica e la ricolmi davvero di ogni bene. Grazie Don Liani, grazie mille. Don Roberto, buongiorno, mi chiamo Francesca Pilato, ho 60 anni e vivo e lavoro a Roma. Volevo dirle che sono venuta alla messa del primo venerdì lì a Via Gori. Avevo una tragedia in corso perché mia figlia praticamente mi aveva pseudo disconosciuto, augurato la morte, eccetera, e se n'era andata di casa. E io sono venuta dentro la sagrestia a farmi dare una benedizione e poi durante tutta la preghiera di guarigione e liberazione ho alzato la foto di mia figlia e mia figlia sabato pomeriggio è venuta a trovarmi e per la prima volta è stata tutto il giorno con me, abbiamo fatto pace e abbiamo programmato il Natale insieme, e bellissimo perché lei mi aveva detto che non avrebbe fatto mai più nessun Natale con me e oggi mi ha invitato in un posto bello e saremo tutto il pomeriggio insieme e insomma mia figlia dopo quella preghiera con lei e quella foto che io ho alzato è ridiventata un'altra persona, è avvenuto un miracolo, una guarigione nella mia vita e io rendo lode, onore e grazie infinite a Dio che e tramite la sua persona io ho ottenuto questa cosa. Lei è veramente importante nella mia vita, mi ha sempre aiutato anche in altre occasioni e la ringrazio infinitamente. Buonasera Don Roberto, volevo portare la mia testimonianza. La seconda domenica del mese di novembre sono venuta alla messa e lei durante l'omelia ha invitato chi voleva di ringraziare il Signore per quello che non avevamo ottenuto con la preghiera. E io quindi mi sono messa lì con il rosario in mano e ho iniziato a dire la giaculatoria: Signore, ti ringrazio per non avermi dato l'uomo di cui mi ero innamorata. E ho continuato durante tutta la messa con questa giaculatoria. Sono tornata a casa ripetendo questa giaculatoria. Il giorno dopo ero un pochino triste perché effettivamente lo desideravo con tutto il cuore costruire una famiglia con questa persona. E piano piano, ogni giorno che passava, questa persona la vedevo sempre di meno e la vedevo sempre più strana. Fino a che tramite altre persone sono venuta a conoscenza di una vita non tanto brillante, tanto vicina a Dio. Non perché voglio condannare la persona, sia sottinteso, il Signore ci ama tutti, però mi rendevo conto che non era la persona adatta a me. Proprio oggi ho avuto di nuovo un'altra conferma perché mi sono state dette altre cose da fonti certe e quindi niente, volevo lodare Dio per avermelo tolto veramente e non so cosa mi capiterà se mi darà qualcun altro, questo non lo so, però ringrazio Dio adesso e do lode a Lui per avermi tolto una persona che non mi avrebbe sicuramente reso felice e io voglio fare una famiglia cristiana, quindi ho bisogno di una persona che sta veramente vicino a Dio, che ha desiderio di convertirsi, che ha desiderio di costruire. Quindi niente, volevo ringraziare per il suo suggerimento di fare questa preghiera e niente, dare gloria a Dio. Buona serata, grazie. Il Signore la benedica. E pace e bene, Don Roberto. Vi ricordate che il 3 di novembre, primo venerdì del mese di novembre, mio marito è venuto a Roma. Io vi ho chiesto la localizzazione di dove la chiesa e tutto perché non potevo venire io con Google e
e quindi mio marito aveva bisogno del punto di riferimento, io dovevo rimanere a casa perché la mamma era bloccata a letto e non potevo esserci. E allora la mamma era bloccata a letto e io, cioè, con i dolori, non riuscivo a camminare da agosto. Aveva alti e bassi, un po' si riprendeva, ma l'indomani poi ricadeva peggio di prima e quindi non riusciva proprio a sbloccarsi. E voi in quella preghiera, a un certo punto, avete implorato lo Spirito Santo dicendo testuali parole: fa che quelle gambe ritornino a camminare in canto. E il mio pensiero è andato alla mamma, ero lì vicino al letto, vicino a lei per ascoltare questa preghiera che avete mandato su YouTube l'indomani. Fatto sta che la mamma, dopo 15 giorni, cominciava a muoversi, però l'aveva sempre fatto. Dico io ci speravo e ci credevo che poteva essere la grazia, però dico io aspetto, vediamo, mi raggiunge in cucina i giorni dopo. E insomma si muove bene. E si muove bene, addirittura siamo andati a trovare una mia amica il giorno 26 novembre, vi ricordate, ve l'ho detto, il mio compleanno, quindi siamo andati usciti di casa, andati a trovare questa nostra amica in Sicilia. Dopodiché ci siamo dimenticati il bastone della mamma. Siamo ritornati a casa, beh, vado a comprare questo bastone, lei ha bisogno di questo sostegno. E invece vedo che la mamma si muove, che la mamma non ha bisogno di questo bastone, don Roberto. La mamma non ha bisogno più del bastone. Ringraziamo il Signore, ringraziamo il Signore di queste Gesù e Maria, di questa guida che ci ha dato, che siete voi. Grazie per le preghiere che fate e grazie a tutte le schiere di Maria quando preghiamo l'uno per l'altro e che Dio vi benedica sempre più. Pace bene. Buongiorno Don Roberto. Allora, parlo piano perché sono all'interno di una basilica, la Basilica di San Giuseppe al Trionfale. Io sono devotissima a San Giuseppe e per cui devo parlare piano, ma devo fare una testimonianza. E siccome ci sto pensando, ogni volta che cercavo di mettere insieme le parole mi succedeva di tutto, che non riuscivo a formare, concretizzare quello che le volevo dire, che voglio dire. E sono in presenza davanti all'Altissimo in cui ho chiesto aiuto affinché io dia testimonianza di quello che ha operato il Signore, proprio per dare gloria a Lui e a Lei che usa i suoi santi sacerdoti, i suoi consacrati per farsi presente, per guarire e liberare. Allora volevo dirle che a novembre io ho assistito per la prima volta, sono stata presente per la prima volta a Via Cori, alla messa e alla preghiera di guarigione. Nel momento in cui io sono entrata e mi sono messa seduta, dopo che è stato recitato il Santo Rosario e c'era stato un attimo di silenzio, io mi sono messa, ho socchiuso gli occhi e mi si è fatta un'immagine. Mi permetto di dire immagine e non altro perché potrei essere mal interpretata. E allora credo che il termine immagine sia la più opportuna, ma lei che è un santo sacerdote sa che sa interpretare meglio di me perché il Signore le ha dato questo dono. Un'immagine di un cervello, proprio la forma di un cervello con sopra un calice girato come se stesse per versare qualcosa. E io ho provato una sensazione proprio di pace, però non sapevo spiegarmi cosa. Non mi sono posta domande, non ho pensato nulla, avevo fissa proprio nella mente questa immagine. Nel momento in cui lei ha fatto il cantilingue e ha fatto la sua preghiera di intercessione e ha detto che il Signore stava guarendo una mente
fortemente assediata, adesso non mi ricordo la frase specifica, io mi permetto di dire tormentata da tantissimi pensieri fino allo sfinimento, fino proprio a non riuscire ad avere pace. E io da quel momento mi si sono e stavo, mi si è fermato tutto, quell'accavallamento di quel continuo pensieri di ogni genere, di qualsiasi cosa, dovuto alle preoccupazioni, dovuto a tutti i contesti familiari, al lavoro, è sparito tutto, si è fatta una quiete e ho capito che il Signore si stava operando per darmi pace alla testa, alla mente, perché non ne potevo più. Ecco, questa è la mia testimonianza, Don Roberto Liani, che Dio ha lode e gloria del Signore che opera e guarisce e libera. La sto seguendo la sera a Sant'Antonio, a Piazza Asti, con grande, grande devozione, con grande fede e desiderio di seguire Gesù sempre di più. Grazie, che Dio la benedica e buona giornata. Don Roberto, scusi l'orario, ma siccome poi dimentico le cose, le faccio adesso questa riflessione, cioè quello che ho visto quando lei ha detto la preghiera. E di poterci ricongiungere con, se non ricordo male, insomma era così più o meno, di poter ricongiungerci con un nostro caro. Io ho pensato a mio figlio ed ero con gli occhi chiusi perché mentre ascoltavo lei nella sua catechesi, stavamo cenando e quindi mia figlia con il ragazzo stavano guardando la TV, io ero in ascolto con l'auricolare e mentre ero concentrata ad ascoltare le sue parole, con gli occhi chiusi mi vedo apparire una stanza vuota. Però bella, bella, le cui pareti erano anche dipinte belle e c'erano queste, come se le pareti avevano come delle cornici color avorio e sia le pareti che il soffitto avevano poi un colore verde acqua, molto bello, che mi sembrava che fossi in cielo, cioè quella stanza mi sembrava di essere su in cielo. Poi riguardandola bene, perché mi piaceva quel colore verde, sembrava di essere nel mare, quindi, o sulla terra. Comunque era una cosa tra il cielo e la terra, diciamo così. Poi dopo, quando lei cominciò con la preghiera, sembra io con gli occhi chiusi, vedo Gesù vestito con, era tipo un saio, insomma, dei suoi tempi, chiaro, ed era seduto a terra con le ginocchia alzate, insomma, con le braccia appoggiate sulle ginocchia, ed era vicino a mio figlio, come per dire, io sono qua con te, io sono con te. E poi guardando verso l'alto vedo tra le nuvole bianche il cielo azzurro e tra queste nuvole bianche apparire una colomba bella con le ali grandi e non lo so se penso che sia stato, era lo Spirito Santo, però ecco questa preghiera mi ha fatto avere queste immagini, queste cose davvero belle. Ed è vero, quello che lei ha letto e ha detto stasera ha rispecchiato quello che ho vissuto io con mio figlio, rabbia, dolore. Questo è venuto in secondo tempo, perché quando ho avuto la notizia di mio figlio che si era tolto la vita, ero
come dire, pietrificata, cioè ancora incredula di quello che era successo. Sapevo solo dire Gesù salva mio figlio, Gesù salva mio figlio. Ero andata in chiesa e andavo a pregare, insomma, l'unica cosa che sapevo dire era solo Gesù salva mio figlio, salva mio figlio. E niente, questa sua preghiera, insomma, ecco, mi ha fatto rivedere, mi ha messo anche un po' di pace, ecco, mi ha messo un po' di pace e serenità nel mio animo. La ringrazio, scusi ancora per l'orario e grazie ancora. Buongiorno Padre Roberto, voglio dare una testimonianza che ha a che fare con questa catechesi. Riguardo al perdono, è successo proprio a me qualche giorno fa di aver perdonato una persona che mi ha fatto del male, che non vedo mai. E dopo questo perdono ho fatto tante preghiere anche per chiedere questo perdono, ci ho lavorato tanto. Dopo qualche giorno questa persona mi si è avvicinata, mi ha salutato e è venuta a dirmi che aveva avuto un immenso piacere di vedermi, proprio che gli aveva fatto un immenso piacere vedermi e mi ringraziava. Mi ha detto anche grazie prima di lasciarmi, ma lei ovviamente non abbiamo fatto nessuna parola riguardo alle cose passate. Però sono sicura che dentro di sé ha avvertito il mio perdono.